Buon pomeriggio da Officina Italia. Dopo l'Olanda, l'Italia è uno dei maggiori produttori europei di piante e di fiori, un comparto che con il virus e il lungo lockdown ha sofferto moltissimo la crisi. Il lockdown ha bloccato infatti le vendite e distrutta gran parte della produzione, ma noi senza natura non possiamo stare, lo vedremo nel corso della nostra puntata. Cominciamo dunque subito dai nostri titoli. Il 2019 era stato un anno d'oro, poi è arrivato il coronavirus e per le 30.000 aziende del settore è stato un brutto colpo. La quarantena è coincisa con la primavera, stagione clou per la vendita di piante e di fiori. Parchi, balconi, fioriti e orti urbani sono il polmone verde delle nostre città, destinate a diventare sempre più green. La vegetazione urbana migliora la qualità della vita e la nostra salute psicofisica, valorizza le nostre case. Dagli sciami di cavallette in Sardegna all'invasione della cimice asiatica, insetti esotici che infestano ortaggi, giardini e balconi, pesanti gli effetti sul piano ambientale ed economica. Collegata con la nostra sede RAI dell'Arco della Pace do il benvenuto a Nada Forbici, presidente di Assofloro. Buongiorno. Buongiorno. Allora, noi vedremo tra pochissimo tutti i danni che sono stati causati, che sono provenienti dal lungo lockdown, ma ora noi siamo ripartiti, sono ripartite anche qualche tempo fa le aziende del settore. Come stanno andando le vendite? Sì, dopo questa chiusura durata più di un mese ci stiamo lentamente riprendendo. Dopo il periodo pasquale, ahimè, dico dopo perché proprio il periodo di maggiore vendita per noi è stato proprio il momento del lockdown. Noi andiamo subito in Liguria, allora, perché una delle regioni più attive nel settore in cui le aziende sono a rischio di chiusura anche a causa di una forte mancanza di credito, il servizio di Stefano Picasso. Alla luce delle restrizioni per il coronavirus, le aziende del settore florovivaistico sono in pericolo. Blocchi, divieti e chiusure hanno messo a rischio queste aziende, anche perché il prodotto florovivaistico, reciso in vaso, è deperibile ed è stato l'unico tra tutti i prodotti agricoli italiani ad essere completamente bloccato nelle aziende durante l'emergenza, non essendo alimentare e quindi non di prima necessità. Le aziende del settore hanno lanciato l'SOS ormai da qualche mese, un SOS che abbiamo ripetuto più volte nei confronti del Ministero, perché la situazione è veramente difficile nel suo complesso. A livello nazionale questo settore conta circa 200.000 addetti e rappresenta il 5% del PIL agricolo, oltre 3 miliardi di euro, ed aveva appena registrato, prima del lockdown, uno storico record dell'export con un aumento del 7,6%. Sono state date delle garanzie di massima rispetto anche alla possibilità di un intervento a fondo perduto per le aziende che hanno avuto maggiore danno e diciamo che è qualcosa che ci vuole veramente. Sul livello del credito ci sono ancora degli impassi importanti, molti di tipo burocratico, ma ci si sta lavorando, però ora le aziende aspettano delle risposte. Le aziende che producono fiori recisi come ranuncoli, garofani, rose hanno subito un danno del 100%. Quelle che producono fiori stagionali come gerani, petunie e begonie hanno fatto registrare un mancato fatturato tra il 60 e il 70%. Siamo praticamente l'unico paese che adesso non ha avuto aiuti a livello finanziario. E invece in Francia sono stati molto consistenti gli aiuti a livello di credito, anche fondo perso, e in Germania subito, dopo già un mese, i primi aiuti a livello di fondo perso sono già arrivati a tutte le aziende. In Olanda ancora di più. Per le aziende che producono piante d'alto fusto il mancato fatturato si aggira tra il 30 e il 40%. Rallentamenti nelle vendite anche per le aziende che producono le piante aromatiche in vaso e quelle officinali, tra cui il basilico.
abbiamo buttato via 350.000 vasi nel mese di marzo e inizio aprile, che erano pronti per le varie promozioni, e non c'è stato nulla da fare perché, non essendo chiusa la commercializzazione totalmente, abbiamo perso questa posta, diciamo. Mentre le aziende più piccole, quelle che basavano tutto il loro fatturato sul mese di marzo o di aprile, quindi su quello primaverile, hanno perso il 100% delle loro produzioni. Beh, proprio uno strazio vedere buttare via intere piante e fiori in questo modo. Vediamo insieme una grafica che riassume i danni del settore forbici, la commentiamo insieme. Un totale circa di 1,5 miliardi di euro solo nel mese di marzo. Di fronte a queste perdite, il governo italiano cosa ha fatto, forbici? Purtroppo ad oggi ancora nulla, e come si sentiva prima nel servizio, effettivamente questo è il grosso problema, perché altri paesi del nord Europa, l'Olanda, la Germania, hanno, diciamo così, indennizzato i produttori ancora intorno, già a fine marzo, primi di aprile, già arrivavano i primi indennizi tra l'altro importanti, che rasentano anche il 70% delle perdite, e questo vuol dire per noi un gravissimo danno, un doppio danno. E anche una concorrenza che nei prossimi mesi sicuramente non ci aiuterà. Ecco, per il settore quant'è? 500 milioni quello che è stato stanziato, ma per un settore che comprende anche l'agricoltura, è così? Allora, abbiamo visto sul decreto rilancio un fondo di 500 milioni, però non c'è solo la filiera del florovivaismo, sono presenti anche altre filiere in crisi. Sicuramente questo fondo non basta, ma il problema è che la necessità è di fare presto. Il nostro è un settore, come si è ricordato anche all'inizio del servizio, che produce materiale fortemente deperibile e ha una forte stagionalità, quindi è inutile che... Prego. No, certo, infatti lei l'ha appena anticipato, lo vediamo proprio in questo servizio. Andiamo a Napoli, dove c'è stata una vera e propria strage di fiori eliminati nella loro fase di maggiore splendore. Il servizio di Francesca Ghidini. Tra marzo e aprile quanti fiori avete distrutto? Intorno ai 40 milioni di steli. È tragica, quindi è una grande perdita. Ti viene quasi da piangere, perché comunque vedi tutto il tuo lavoro che comunque va sottoterra. In termini economici quanto avete perso? Intorno ai 700.000 euro. Voi da quanti anni producete fiori? Produciamo crisantemi da oltre 40 anni, quindi è una delle più vecchie proprio come della Campania, come azienda. Voi lavorate soprattutto grazie a cerimonie ed eventi. Quanti ne avete persi con il Covid? Circa 80, oltre 100.000 euro. Tramite l'ultimo decreto la Regione Campania ha dato il via libera a fare di nuovo gli eventi, matrimoni, ma purtroppo è saltato tutto perché le spose non hanno aspettato e niente, hanno rinviato già l'anno prossimo. Oltre 25.000 matrimoni in Campania, che producono oltre 600 milioni di euro. In questo laboratorio si organizzavano quello che erano le composizioni per matrimoni ed eventi. Distruggere questi fiori, buttarli via, è stato doloroso. Sì, per chi ama il proprio lavoro come me, i miei fratelli, perché questa è un'impresa familiare, è una cosa brutta, perché veder morire un fiore o addirittura distruggerlo è qualcosa che non si può spiegare. Vendita di piante e fiori al dettaglio, chiusi dall'8 marzo al 2 aprile, quanto avete perso? Allora, nel mese di marzo rispetto al 2019 abbiamo perso il 70-80% del fatturato.
lì dove l'imprenditore non ha la facoltà, la possibilità di andare avanti, non ha la banca che lo aiuta, non ha lo Stato che lo aiuta, sarà costretto probabilmente o a chiudere o a cedere probabilmente alla camorra. È quello che negli anni passati in qualche volta si è avverato. Noi speriamo di no. Darling, I will be loving you till we're 70. Quale fiore sceglierebbe come simbolo della rinascita dopo il lockdown? Fiore per la rinascita? Io sceglierei la begonia, perché è un fiore che rifiorisce, anche se perde il suo ciclo di fioritura, dopo qualche mese rifiorisce. Sì, è l'augurio che ci facciamo noi e tutti i nostri colleghi, perché ci sarà una ripartenza. Baby, we found love right where we are, and we found love right where. Ecco, noi possiamo vedere i numeri di questo settore, numeri anticipati dai colleghi in questi due servizi, li riuniamo in questa grafica. Rappresenta il florovivaismo in Italia il 5% del prodotto interno lordo agricolo, 3 miliardi circa di fatturato, 200.000 gli addetti. Chiederei a Nada Forbici, ma qual è il punto di forza del Made in Italy, cioè le produzioni nostre caratteristiche? Sicuramente la qualità e la multivarietà, diciamo, dei nostri prodotti. E ci può dire qualcosa in termini di fiori o in termini di piante, le più caratteristiche italiane? Abbiamo la possibilità di avere numerose varietà sia per quanto riguardano le piante che per quanto riguardano i fiori, proprio perché, diciamo, essendo più latitudine, chiaramente abbiamo dalle conifere alle foglie a caduca alle piante mediterranee. Allora, noi vediamo questo servizio che parla anche del benessere di una città, che è legato spesso alla presenza di verde, di piante, di parchi. Milano sta investendo molto sul green, su questo verde dell'ambiente. Il servizio di Alan Gard. Venti nuovi parchi e 3 milioni di alberi entro il 2030. Milano vuole diventare una foresta urbana e in tutti i progetti di riqualificazione di aree dismesse il verde è sempre più dominante. Si è capito che il benessere dipende molto nelle città dalla presenza di aree verdi. Avere un'area verde vicino stimola le interazioni casuali, stimola la socialità, riduce i problemi di ansia e depressione. Il verde riesce a stupirci e rilassarci nello stesso momento. Da un contesto di puro ornamento, come si faceva fino a pochi anni fa, le aree verdi ora vengono pensate e progettate per la loro funzionalità, a partire dalla scelta delle specie di alberi da piantare, da quelle più adatte a migliorare le condizioni microclimatiche durante i mesi estivi, abbassando la temperatura di un paio di gradi, a quelle capaci di assorbire l'inquinamento atmosferico, alberi che sono importanti alleati anche nella battaglia contro il coronavirus. Ci sono alcuni studi usciti nel 2020 che hanno mostrato che il particolato, soprattutto il PM2,5, può essere un vettore del virus in quanto lo veicola fino nei polmoni, quindi più in profondità nelle vie respiratorie. Ed ecco che il verde è uno strumento molto importante, perché sulla superficie fogliare vengono assorbite le particelle di inquinanti che quindi vengono sottratte alla disponibilità dell'inalazione da parte dell'uomo. E l'emergenza sanitaria condizionerà sicuramente anche il nostro modo di vivere nelle città, perché ora, quando si cerca casa, la si vuole vicino ad un parco e con almeno un balcone, un terrazzo o un giardino. E chi compra casa adesso ci sta molto attento se questa casa ha anche un piccolo terrazzo che però si può godere, che gli dà una vista diversa verso l'esterno. Non vede la città, i tetti, le facciate delle altre case, ma vede un po' di verde. E dopo il periodo Covid chiaramente questa cosa è esplosa. Noi lavoriamo per parecchi sviluppatori immobiliari e dopo il Covid ci hanno tutti convocato dicendo: adesso dobbiamo mettere a punto delle nuove e aggiornate linee guida per costruire edifici residenziali, ma anche non solo residenziali, anche di terziari, uffici, eccetera,
in modo che la natura, il verde, la possibilità di avere spazi esterni diventa uno degli elementi qualificanti. E basta guardare i tetti delle case per capire quanta voglia c'è di verde. I lastrici solari diventano giardini pensili, i balconi, anche se piccoli, sono un'esplosione di fiori e di piante. E a progettare le nuove costruzioni, oggi, c'è sempre anche un architetto paesaggista. Questo è il salto di qualità. Una volta chiamavano il paesaggista o il giardiniere per mettere le piante nei buchi liberi tra un edificio e l'altro, davanti a un edificio. Adesso lo chiamano insieme all'architetto all'inizio per progettare insieme degli ambienti di questo tipo, che quindi abbiano il massimo risultato e la massima efficacia dal punto di vista ambientale. Allora, durante il lockdown c'è stato forse un maggior interesse da parte dei cittadini, dato che sono stati tanto in casa, verso le piante, verso i loro balconi, piccoli o grandi che siano, verso anche i propri orticelli, chi ha coltivato la sua piantina di basilico, chi insomma ha fatto fiorire i gerani. Ecco, questo interesse può essere un aspetto positivo di questo grande invece disastro che è stato il lockdown? Sì, infatti si è assistito proprio a questa voglia di verde, a questa voglia di piante, di fiorito, di bello, perché comunque il nostro verde è in grado di portare benessere, un benessere psicofisico, oltre alle importanti, diciamo così, benefici ambientali, come si ricordava poco fa nel servizio. Sì, di questo infatti parleremo tra pochissimo, proprio dei benefici ambientali e anche della lotta all'inquinamento. Noi andiamo a vedere anche i parchi, perché l'Abruzzo ospita il parco più antico d'Italia, un asset fondamentale per buona parte della popolazione locale ed è anche un hub ideale per lo sviluppo di un settore che è quello legato alla sostenibilità e al turismo, al servizio di Roberta Mancinelli. Opportunità per le micro, piccole e medie imprese dei comuni con almeno il 45% della superficie in una zona economica ambientale. 40 milioni di euro per un perimetro che il decreto clima fa coincidere con quello dei 25 parchi nazionali italiani, tre dei quali solo in Abruzzo. Credo però che la cosa più importante sia aver fatto passare il messaggio che il territorio dei parchi è un territorio di riferimento che merita di essere privilegiato nel sostegno a chi opera per produrre soprattutto in senso sostenibile e con un riferimento molto stretto con le caratteristiche del territorio. Quanto ha contribuito il lupo a rendere attrattivo questo territorio? Il lupo ha contribuito molto, con tutta la delicatezza che però ha l'area del lupo, che non è fruibile come uno spazio museale, quindi molto spesso tutte le dinamiche legate alla gestione degli animali non ci consentono un approccio turistico al lupo. Però ecco, il lupo ha rinforzato molto questo legame culturale antico che c'è fra la natura e questo paese, in cui pensate che la festa più importante di questo paese è dedicata a un lupo, a San Domenico e a un bambino che è l'ultimo nato del paese. Il Parco della Maiella è anche un punto di riferimento per la gestione della fauna selvatica, in particolare per il lupo c'è un centro di recupero. C'è una funzione di riferimento in campo nazionale. Abbiamo a Pretoro questo bellissimo centro del lupo, dove da una parte si osservano diciamo alcuni animali che rappresentano per noi dei riferimenti per capire i problemi della specie, e dall'altra si fa anche il recupero. E questo, ovviamente, anche questa è una funzione che si svolge non solo per casa nostra, ma anche per altre istituzioni simili. Pretoro, uno dei borghi più belli d'Italia, provincia di Chieti, meno di 1000 abitanti, quota 600 sul livello del mare. Fabrizio e la sua famiglia dal 96 gestiscono un centro di educazione ambientale in grado di attrarre ogni anno 4000 visitatori, per lo più bambini e ragazzi. E dovreste immaginarvi questa struttura piena di bambini, almeno una o due scolaresche al giorno, fino alla chiusura delle scuole. Questa è una struttura comunale che noi abbiamo avuto appunto in allocazione dal comune di Pretoro, e perché sulla quale facciamo una serie di modifiche e aggiustamenti corposi importanti per trasformarla appunto in centro educativo con ostello, proprio perché si può soggiornare. Questa è un'economia reale.
È un'economia reale, adesso chiaramente in grande difficoltà, ma è un'economia estremamente legata al territorio. C'è una forma economica che si nutre della cultura, della qualità culturale di questi territori, della biodiversità di questo parco. Dalle zone economiche e ambientali ci si aspetta anche un aiuto concreto contro lo spopolamento dei piccoli borghi. La missione è quella di rimanere il borgo e di valorizzare il borgo. Purtroppo ovviamente negli ultimi anni abbiamo assistito a uno spopolamento del centro storico di Pretoro, perché vivere in un borgo implica tante difficoltà logistiche. Altro discorso va fatto sulle opportunità economiche di cui un'area montana dovrebbe beneficiare e che ad oggi purtroppo abbiamo visto politiche nazionali e regionali prestare poca attenzione a queste necessità. Vivere in un borgo è un sacrificio, ma non possiamo permettere che i borghi si spengano. Ecco, secondo le stime del governo, il valore economico dei parchi nazionali italiani è calcolato in circa 400 milioni di euro. Quali sono, Forbici, le opportunità economiche legate a questi territori, se ce ne sono? Sono tante, sono varie, soprattutto di ordine economico-sociale, come si diceva, legato soprattutto al turismo, ma al tempo stesso bisogna non dimenticare quello che è il grande valore ambientale, quindi quello che è il valore ecosistemico che creano questi ambienti parco, la captazione delle polveri sottili, la conversione della CO2, questi sono elementi fondamentali, sempre di più da prendere in considerazione, in particolar modo dopo questa emergenza Covid che abbiamo avuto. Il 2020 è anche l'anno internazionale della salute delle piante, sempre più minacciate da insetti e parassiti che per effetto della globalizzazione e del mutamento climatico si diffondono un po' in ogni parte del mondo. Il servizio di Gianfranco Benincasa. Non solo Covid-19, sono tante le infezioni partite dal continente asiatico che stanno flagellando il pianeta. Non sono contagi pericolosi per l'uomo, ma per le piante, che vengono assalite da specie esotiche invasive, difficili da combattere. Tra le più nocive c'è sicuramente la cimice asiatica. Qui abbiamo le strutture di riproduzione della cimice asiatica, che sono state messe su grazie all'aiuto dei cittadini che si sono prodigati alla cattura degli esemplari trovati in giro. Cimici asiatiche che serviranno alla riproduzione del parassitoide da liberare in campo e per motivi di studio. Valerio Rossi, giovane ricercatore della Fondazione MAC di San Michele all'Adige, Trentino, è appena rientrato dall'Oregon, dove ha studiato approfonditamente questi organismi nocivi per i vegetali. La cimice asiatica, trovata per la prima volta in Italia nel 2012, che attacca una grande varietà di specie da frutto, mela, pera e quant'altro, e la Drosophila suzuki su ciliegio e piccoli frutti. Valerio poi ci spiega come l'assenza di forme di controllo biologico sia molto pericolosa dal punto di vista dell'ecosistema. Arrivano in delle zone dove non sono presenti i loro predatori naturali e quindi si riproducono a dismisura, creando degli squilibri a livello ecologico. Senza contare i gravi danni economici, soprattutto per la pressione sul sistema produttivo ed agricolo. Solo in Trentino, nell'ultimo anno, sono stati stimati 5 milioni di danni a causa della cimice asiatica. Insomma, organismi letali per le colture arrivati in Europa grazie all'incremento degli spostamenti di persone e merci, ma anche e soprattutto in seguito al mutare delle condizioni climatiche, con l'innalzamento delle temperature e la presenza di inverni brevi e miti che hanno fatto registrare alte cariche infettive. Globalizzazione, con l'intensificarsi dei flussi commerciali e turistici, aumenta le possibilità di introduzione di organismi invasivi e poi i cambiamenti climatici fanno venire a mancare quei fattori di temperatura, umidità, ambientali che ne limitano lo sviluppo. La Fondazione MAC, come abbiamo visto, studia ormai da tempo il problema sugli organismi da quarantena ed è a buon punto. Strutture di quarantena che consentono appunto l'introduzione dei nemici naturali di queste due specie invasive per motivi di studio
e il loro successivo rilascio sul territorio nazionale. Quanto riguarda la cimice asiatica, grazie anche all'aiuto dei cittadini, abbiamo le strutture necessarie a riprodurre in grandi quantità il parassitoide e siamo pronti alla liberazione. Per quanto riguarda la Drosophila Suzuki, ci stiamo organizzando in questo senso, dobbiamo ancora ottenere le autorizzazioni al rilascio, per questo verrà fatto uno studio del rischio e nei prossimi anni verrà liberato il parassitoide. Allora, dal dicembre del 2019 esiste un nuovo regime fitosanitario. Di che cosa si tratta? Se ci può spiegare in che modo ci aiuta? Sì, è il regolamento comunitario 2031 del 2016, che l'abbiamo visto in applicazione attraverso il decreto ministeriale a dicembre del 2019, è una tracciabilità fitosanitaria che traccia praticamente tutta la storia, tutto il percorso di vita dal momento della sua nascita della pianta fino al momento che viene posto a dimora. Una tracciabilità che da un lato ci dà effettivamente una sicurezza in più, ma dall'altro non bisogna dimenticare che è un aggravio di lavoro, un aggravio burocratico anche per le imprese e soprattutto crea anche degli importanti problemi su quella che è l'export del nostro vivaismo, un export che tra l'altro è anche molto importante. Oggi l'abbiamo visto anche in crisi a causa del lockdown, che ha perso quasi il 50% di quella che era il nostro export, e in più abbiamo anche questo aggravio di problematiche e criticità fitosanitarie, quindi veramente un settore che ha bisogno di aiuti, presto anche. Ecco, parlando di malattie, di parassiti, di insetti, alcuni colpiscono anche le nostre piante sul balcone. C'è qualche consiglio che ci può dare per identificarle subito e distruggerle subito? Sì, questo è il periodo degli afidi, proprio dettato dal il caldo umido dal sole, dalle piogge, oppure della classica polvere bianca, l'oidio che si forma sulla pagina proprio delle nostre foglie. Bastano degli anticritogamici o dei piretroidi per combatterle facilmente. Grazie. Dalle piante arriva anche la scoperta che producono energia. Questo all'Istituto Italiano di Tecnologia di Pontedera, una scoperta fatta quasi per caso. Gianluca Vatti. Foresta in grado di generare in completa autonomia energia elettrica facilmente accessibile in tutto il pianeta. Un'idea ambiziosa che sa tanto di fantascienza. Eppure un primo passo in questa direzione è già stato fatto, partendo dal presupposto che le foglie delle piante sono la più grande interfaccia biologica esistente sulla Terra. Una ricerca italiana compiuta nell'Istituto Italiano di Tecnologia di Pontedera ha messo in evidenza che una foglia può generare più di 200 volt, quantità sufficiente ad accendere simultaneamente anche 100 lampadine a LED. La scienziata Barbara Mazzolai lo ha scoperto quasi per caso. È arrivata per caso perché in realtà all'interno del nostro gruppo con i colleghi stavamo sviluppando un cespuglio artificiale nell'ambito di un progetto finanziato dalla Regione Toscana che si chiama Eolo, e da lì abbiamo dimostrato che con una sola foglia possiamo accendere ad esempio più di 100 lampadine. Il fenomeno delle correnti generate dal picchiettio delle foglie era stato notato già in passato, ma il meccanismo esatto di trasmissione resta un mistero. La scoperta è stata proprio nel dimostrare che un materiale artificiale propriamente selezionato, posto in contatto con una foglia, produce energia. Quindi in teoria possiamo veramente sfruttare le piante naturali per alimentare dei dispositivi. La ricerca ha sviluppato anche un albero ibrido con foglie artificiali trattate con silicone per aumentare la conducibilità elettrica. L'abbiamo proprio sviluppato qui dentro, cioè che consiste nelle foglie naturali che vengono praticamente stimolate, battute, diciamo, da foglie totalmente artificiali. Questo è il modo in cui si creano delle cariche positive e negative che si alternano all'interno della foglia, e noi sfruttiamo proprio queste cariche attraverso degli elettrodi. Questi elettrodi vengono attaccati ad esempio dei sensori oppure delle lampadine a LED e si accendono. Insomma, una sorta di primo albero generatore di elettricità,
nel quale le foglie artificiali, toccando quelle naturali per via del vento, attivano la generazione di corrente della pianta. Il nostro sogno è quello di realizzare davvero dei sistemi totalmente green, no? Verdi, cioè utilizzare proprio le piante naturali per produrre energia, anche in aree remote, ma l'obiettivo è anche quello di posizionare molti sensori in un ambiente, anch'esso remoto, per il monitoraggio per esempio della temperatura, dell'umidità. Prendendo come riferimento il Central Park di New York, si è calcolato quanta energia sarebbe possibile produrre in un anno ricavandola dalle piante. Allora, ci sono 26.000 alberi nel Central Park e se un albero grande può avere 100.000 foglie e pensiamo che usiamo solo 5.000 foglie di questo albero, possiamo produrre 35 megawattora. Intanto, all'interno dello stesso laboratorio, è stato creato il primo robot sonda per fare rilievi nel sottosuolo, prendendo spunto dalle ramificazioni delle radici. È capace di reagire allungandosi alla ricerca di nutrienti. Sappiamo veramente poco della qualità del suolo, allora avere dei robot che ci aiutano in questo, cioè in maniera autonoma si muovono nel suolo e ci forniscono delle informazioni sull'acqua, su presenza di inquinanti, azoto, fosforo, utili in agricoltura, è sicuramente necessario. E prima di chiudere vi mostriamo il giardino più bello del mondo dove convivono insieme oltre 3.000 specie. Il servizio è stato girato poco prima del lockdown. Valeria Cucchiaroni. Molto bello, veramente. Io non lo conoscevo, è stata una sorpresa bellissima. Avendo anche studiato botanica è un'esperienza molto bella. Meraviglioso. Questa è la terza volta che veniamo. Noi siamo di Viterbo, quindi a 2 ore da qui, una bellezza del genere, no, manco la sapevo io, sono sincero. Sono in molti a non sapere che nel Lazio, a Cisterna di Latina, esiste il giardino più bello e più romantico del mondo. Ninfa è stata messa sul gradino più alto del podio dal New York Times, un vero Eden dichiarato nel 2000 monumento naturale. Il giardino si estende su un'area di circa 8 ettari, quindi qui grazie alla presenza di un fiume che scorre all'interno e al microclima che si è creato ha permesso a tantissime piante di essere importate dalla famiglia Caetani che ha voluto nel 1920 iniziare questo giardino. E quindi qui vivono più di 3.000 specie, quindi insomma hanno effettivamente creato insieme alle ruderi medievali un unico un giardino paesaggistico romantico di stampo inglese conosciuto in tutto il mondo. Nel periodo di massimo splendore, Ninfa era una città ricca di case, oltre 150, con 14 chiese, considerando quelle presenti sia all'interno che all'esterno delle mura. E poi strade, mulini, ponti, due ospedali, un castello e un municipio. La città era difesa da una cinta muraria intervallata da 11 torri. Ed ora i resti medievali incorniciano fioriture che lasciano senza fiato. Il patrimonio vegetale è notevole, importante, abbiamo molte essenze rare che crescono anche con una certa facilità con Ninfa e che in qualche maniera si sono riuscite ad acclimatarsi e che provengono anche da climi molto distanti dai nostri. Per ammirare il giardino è necessaria la prenotazione online. Le giornate di apertura al pubblico sono solo 29, poche ma necessarie per proteggere e preservare un posto unico al mondo. Forbici, ora si guarda ai prossimi mesi, le imprese sono di fronte alle coltivazioni, credo sia questo il momento per iniziare la crisi, quella dei crisantemi, quella delle stelle di Natale, giusto?
Sì, esatto, questo è il periodo per mettere in produzione sterili natali, crisantemi, ciclamini, ed è un grande problema oggi per le nostre imprese, perché non sanno come in termini quantitativi come programmare la piantagione di queste altre piante stagionali, perché la grande paura è che ci possa essere un ritorno di lockdown e questo porterà sicuramente anche una riduzione di fatturato, proprio perché questo timore porterà senz'altro a portare minor produzione all'interno delle nostre serre, anche perché, mi permetto di dire, saranno fortemente minati da un'invasione di prodotto estero proveniente appunto da quei paesi come l'Olanda, la Germania, il Nord Europa, che sono stati indennizzati prima del nostro paese. Grazie a Nada Forbici, presidente di Assofloro, per essere stati con noi. Noi torniamo settimana prossima, parleremo di Big Data, di come i numeri ci aiutano a capire, a interpretare, a trasformare la realtà. Dunque, allora appuntamento sabato prossimo, sempre su Rai 3. A tutti, buon fine settimana.